me il compito di stimolare e coordinare questo dibattito, una brevissima introduzione, poi i relatori faranno il primo giro di interventi che chiederei di contenere 13-14 minuti, poi se è possibile sviluppiamo un po' di dibattito e poi magari in chiusura i relatori possono fare qualche ulteriore battuta. Ma insomma, alcuni mesi fa all'interno dell'associazione si è ragionato a lungo sulla opportunità e sull'interesse verso una discussione sul tema dei trasporti. Spesso nell'associazione sono più interessanti i dibattiti che si svolgono in preparazione dei convegni quasi quanto i convegni stessi. Naturalmente la discussione inevitabilmente è andata a toccare i due ambiti di questo tema, il trasporto e la mobilità delle persone, l'accessibilità del territorio rispetto alle esigenze dei cittadini e poi quello delle merci. Abbiamo fatto la scelta di dividere questi volutamente, di dividere questi due argomenti che seppure sono fra loro inevitabilmente intrecciati e rappresentano entrambi bisogni e interessi specifici, però insomma hanno approcci sia disciplinari che operativi diversi. Abbiamo fatto la scelta di concentrare l'attenzione sul tema della mobilità delle merci, di questo stasera parliamo, volutamente accantonando quello della mobilità delle persone. Eventualmente potrebbe esserci anche in futuro un'altra occasione in cui parlare anche dell'altro tema. Domenica in questa sala si è svolto un workshop, un'occasione veramente molto interessante, organizzata dal GAL, il gruppo di azione locale, a conclusione di un progetto di animazione territoriale sul tema dei prodotti dell'agroalimentare tipici di questo territorio e delle problematiche, delle opportunità che questo comparto ha. Nell'estate, a cavallo tra agosto e settembre del 2013, nell'ambito di questo progetto il GAL ha commissionato un'intervista molto articolata, un'intervista guidata molto articolata a circa 160 opinion leader del territorio il margine, a qualche amministratore, operatori economici, organizzazioni sociali, produttori, e alla domanda, una domanda a schema aperto, quindi a risposta multipla, quali erano le esigenze organizzative di cui il territorio ed essi stessi, gli intervistati, sentivano bisogno, il 78% degli intervistati ha dichiarato di ritenere il problema della logistica e della organizzazione del sistema della mobilità delle merci come prioritario per la loro attività. Vi devo dire che questo dato mi ha sorpreso, perché non c'è dubbio che sia così, ma non avevo idea che anche gli operatori, anche piccoli operatori, insomma, in particolare nel mondo dell'agricoltura e dei prodotti dell'agroalimentare, avessero chiara questa esigenza. Il 78% ritiene il tema della mobilità delle merci in entrata e in uscita come un tema strategico per lo sviluppo di questo territorio. E quindi credo che il tema che stiamo proponendo, al di là della quantità delle persone presenti, possa essere importante. Non ci interessa ragionare stasera di infrastrutture della logistica. Ci interessa capire cos'è la logistica, quale ruolo, quale peso, quale positività la logistica può avere nella costruzione, ricostruzione, organizzazione di processi produttivi, di processi di sviluppo, e quali relazioni nel campo della logistica questo territorio può avere con le situazioni al suo contorno di livello regionale o di livello sovraregionale, e soprattutto, direi che qui sta il punto della nostra discussione, provare a fare una valutazione la più possibile rigorosa, e quindi non di maniera e non di ruolo, se la logistica può avere in questo territorio, non in un territorio qualunque, in questo territorio, la possibilità di svolgere un'azione propria importante dal punto di vista dell'organizzazione sociale e dell'organizzazione dei sistemi produttivi. Questa è la domanda. A questa domanda
non necessariamente bisogna rispondere positivamente, non serve una risposta di maniera, occorre capire se la storica centralità di questo territorio, che però è un territorio a bassa densità demografica, quindi con una presenza demografica modesta all'interno di una regione che ha una dimensione demografica modesta, se questo territorio, lontano dai porti, che nel passato ha avuto una classificazione di territorio centrale in quanto l'ambito di riferimento era la Sardegna e l'accessibilità veniva interpretata soprattutto verso l'interno, non verso l'esterno, se questo territorio può ambire a candidarsi come luogo di una attrezzatura logistica, non la chiamo struttura, la chiamo attrezzatura logistica, che nelle sue forme funzionali può assumere diverse caratteristiche, da quella delle piattaforme a quella dell'organizzazione orizzontale a quella delle relazioni fra piattaforme o fra parti di piattaforme. Noi abbiamo chiaro che questo, come altri temi dello sviluppo, non è un tema di matrice comunale. Ed abbiamo anche chiaro che però non è neanche un tema che può essere dibattuto in una dimensione esclusivamente regionale. C'è una dimensione di area vasta, chiamiamola così, subregionale, credo che valga per tutte le altre aree omogenee della Sardegna, che noi pensiamo possa coincidere con il margine. Siamo convinti, cioè, che nei processi di costruzione dello sviluppo, delle opportunità, dell'occupazione, comunque abbiamo necessità di far riferimento ad una modellistica. Nel nostro territorio l'ambito di riferimento è la regione storica del Margine, i 10 comuni che la costituiscono, che non hanno una grande peso specifico rispetto alla dimensione regionale, ma per storia, per coerenza, per attitudine e per vicende, insomma, che non sto qui a sviluppare, possono candidarsi come soggetto territoriale per parlare di tematiche dello sviluppo, comprese quelle della mobilità e della logistica. Io penso, ma non sviluppo questo concetto, che il sistema dei distretti territoriali della Sardegna, chiamiamoli così, vada ripensato rispetto all'esperienza del passato, che la dimensione provinciale sia una dimensione sufficientemente verificata come incapace di governare processi di sviluppo fra aree fra loro non compatibili, non omogenee. La dimensione regionale è eccessivamente vasta per costruire modelli di questo tipo. Io penso che la dimensione delle regioni storiche, nel nostro caso del Margine, al di là della propria dimensione, possa essere la dimensione territoriale su cui ragionare. È del tutto evidente che, se questo fosse vero, io penso che sia vero, si pone il problema di qual è il soggetto politico, il soggetto istituzionale che fa da riferimento ad una strategia di sviluppo basata su un distretto territoriale di questo tipo. È del tutto evidente che non possono essere i singoli comuni, è del tutto evidente che però non può essere neanche la somma dei comuni così come sono strutturati oggi. Quindi la questione del soggetto territoriale intercomunale, si chiami consorzio dei comuni, si chiami, come io penso si debba chiamare, unione dei comuni, deve essere messa al centro del dibattito culturale, politico, dell'economia, come il soggetto sul quale ci si può basare per costruire strategia, senza annullare le identità comunali, ma capendo che le dimensioni comunali in questo territorio sono così piccole e rarefatte che non sono in grado, così come è, di sviluppare strategie. Abbiamo a riferimento la Sardegna, abbiamo a riferimento l'Europa, ma l'unità territoriale di partenza deve essere definita e noi riteniamo che debba essere il Margine. Il Margine non ha più una strategia di sviluppo, lo diciamo da qualche decennio. La strategia di sviluppo costruita nel bene e nel male dalla comunità montana negli anni '80 è una strategia che non ha più possibilità di attivarsi. Però dopo quella stagione non se ne è costruita un'altra. Io penso che questo debba essere un progetto politico al quale tutti si devono sentire vincolati, però prendo atto, senza tirarmi fuori,
che non è un punto all'ordine del giorno della discussione di questo territorio. Questo mi pare che debba essere posto. I partiti sono quello che sono, non sono più in grado di sviluppare, di far sintesi di idee, di strategie, di proposte. I singoli comuni non hanno la forza e forse anche le capacità di sviluppare queste questioni. Associazioni come la nostra in qualche misura si pongono come elemento di sollecitazione verso questi argomenti. Abbiamo detto logistica, attrezzature della logistica, esigenza di capire se questo territorio si può candidare ad essere luogo in cui l'idea della logistica prende in qualche misura corpo. È un territorio che dal punto di vista delle produzioni industriali è in grande difficoltà, quindi non possiamo pensare a un ragionamento sulla logistica esclusivamente riferito o prevalentemente riferito a produzioni industriali, però è un territorio in cui vivono nell'ambito del margine storico 20-22 mila persone, nell'ambito del territorio di diretto riferimento 50-60 mila persone. È un territorio che inizia ad avere un peso demografico e quindi anche l'esigenza di governare le merci in entrata e in uscita anche per la vita civile, non solo per quella produttiva, che inizia ad avere dei numeri che possono essere presi in considerazione. Credo che qualcuno ne parlerà. Si tratta di evitare di sbagliare oppure di sbagliare il meno possibile, per cui ragionare su questi temi credo che sia importante. Come abbiamo organizzato la discussione? Un progetto recentissimo del CRENOS, l'organizzazione interuniversitaria Cagliari-Sassari, ha sviluppato il tema dell'economia dell'insularità, consentitemi di sintetizzarlo così, e quindi dell'esigenza di razionalizzare, poi ce ne parlerà la dottoressa Pinna, il sistema delle relazioni, prevalentemente orientata sul versante delle merci, anche se anche qui inevitabilmente quando si parla di questi temi si intrecciano anche i temi della mobilità delle persone, altro tema drammatico della Sardegna. Se un turista norvegese, quindi parliamo delle persone, decidesse di fare una vacanza a Noragugume, perché no? Arriva ad Alghero, ci arriva in 3 ore, c'è un volo diretto da Göteborg o da altre città verso Alghero, in 3 ore ad Alghero, poi si deve preoccupare di capire come può arrivare a Macomer e ci arriva con grande difficoltà. Una volta che arriva a Macomer probabilmente o si incammina a piedi oppure insomma deve inventarsi delle soluzioni per arrivare a Noragugume. Se voi rovesciate la frittata e pensate di andare in Norvegia, in qualunque paese della Norvegia, questo problema non si pone. Arrivate in grande hub aeroportuale e poi troverete un sistema di trasporti pubblici che vi portano dove volete. Allora, questo è un tema che, lo dico così per battuta, un giorno o l'altro bisogna pure che tocchiamo. Benissimo, iniziamo con i nostri interventi. La dottoressa Anna Maria Pinna, quindi ricercatrice del CRENOS, ci tratteggia nel tempo che ho detto i risultati di questa ricerca. Grazie.